Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Quest'oggi facciamo un salto in carcere per seguire un progetto molto interessante. Lo sapete, non è la prima volta che andiamo dentro le carceri per vedere come appunto spesso e volentieri quei luoghi un po' dimenticati dalla società civile, come viene chiamata, invece dove ci sono tantissime realtà che operano. Una di queste, che non opera solo nei carceri, ma oggi parleremo di un progetto proprio all'interno, è Bipart, qui rappresentata da Giorgio Pittella e Stefano Stortone. Tortone, giusto? Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti, appunto, soci e fondatori, cofondatori di Bipart. Bipart, che è un'impresa sociale, giusto? Sì, no profit. No profit, che si occupa di che cosa? Come spiega bene il nome, di bilanci partecipativi, cioè questi progetti, questi percorsi di democrazia partecipata che noi portiamo avanti non soltanto nei comuni dove sono nati, ma anche in contesti molto più estremi comunitari come il carcere di Bollate e si spera anche nelle carceri in generale. Ecco, è interessante, faccio una piccola parentesi, parlare appunto di bilancio partecipativo, perché il bilancio partecipativo, insomma, mi sento parlare spesso, anche il Comune di Milano lo fa, lo fanno anche per alcuni progetti proprio riguardanti i quartieri, e si può invece, oggi capiremo con Bipart, estenderlo, diciamo, a tutto, qualsiasi mondo dove ci sia da appunto mettere a bilancio qualcosa, verrebbe a dire, no? Questo è l'obiettivo, sì, da mettere a bilancio qualcosa, ma a prendere delle decisioni in maniera collettiva e in maniera più condivisa, questo sicuramente. Come potremmo definire bilancio partecipativo? La definizione, diciamo, su Wikipedia, che definizione troverei? Allora, non ti do quella accademica perché sarebbe incomprensibile, però è un processo deliberativo, partecipativo, deliberativo, dove chi prende le decisioni, chi è deputato a prendere le decisioni sono i cittadini in una forma non più delegata, ma una forma appunto partecipata, quindi attraverso la possibilità di formulare proposte, di discuterle, di sceglierle, di progettarle e votarle direttamente. Questo un po' in maniera molto semplificata un bilancio partecipativo. Noi lo vogliamo estendere al di là del concetto di bilancio comunale, da dove è nato appunto come spesso viene attuato il bilancio partecipativo, e utilizzarlo come una forma di governance, un modo alternativo, diverso di prendere delle decisioni da parte di una comunità, che può essere una comunità di cittadini di un comune, o una comunità scolastica con gli studenti, o appunto una comunità di detenuti come in un carcere. Appunto, come quella che è nel carcere di Bollate, appunto, dicevo Esatto. prima, Idee in Fuga, appunto, è il progetto vostro. Che cos'è Idee in Fuga? Come funziona? Ma Idee in Fuga è un bilancio partecipativo a tutti gli effetti, nato con delle peculiarità, ovviamente, perché in un comune i cittadini sono comunque liberi, in un carcere no, ci sono delle regole, c'è l'ordinamento penitenziario, non sono comunicanti tutti i reparti, tranne per qualche piccola eccezione per detenuti sconsegnati che svolgono attività di pubblico interesse, specialmente femminile, separato da tutta la struttura maschile, quindi abbiamo dovuto adeguare questo processo a quelle che erano le esigenze della casa di reclusione. Ovviamente processo in carcere non si può dire processo partecipativo, Credo un po', è una parola che non si può quindi nominare. un percorso Siamo stati molto attenti Ah, a sì, ci sono delle reinventarci. parole che non si possono giustamente usare, insomma, far tremare un po' i polsi, forse per quello. Sì. Ma verrebbe da dire, in che cosa si può appunto partecipare in un carcere? Cosa possono i detenuti, in che maniera possono partecipare? Ma E su che cosa soprattutto? per quanto riguarda il bilancio partecipativo, le proposte che abbiamo visto, che loro hanno proposto, hanno spaziato su grosso modo tutto, dalla reinclusione sociale tramite il lavoro, anche alla banale ristrutturazione di spazi comuni come le docce, una proposta che comunque è al voto in questo momento, e, rifacimento dei campi sportivi, eccetera. Quindi sono proposte che vanno sia dal reinserimento sociale per cercare lavoro, perché comunque abbiamo notato che l'esigenza che è uscita maggiormente è quella di, c'è la preoccupazione, una volta che usciamo, se non abbiamo un lavoro, è tra virgolette normale che poi torniamo a Il rischio c'è. delinquere. Quindi vorremmo avere accesso a dei corsi di formazione. Molte proposte di fatto erano
puntate su questa cosa. È molto interessante, ma perché il carcere, insomma, si sa, cioè i diritti, proprio anche così, proprio legislativamente, i diritti civili decadono nel momento in cui uno entra nel carcere, e invece voi gli date fondamentalmente un grosso diritto, invece, quello alla partecipazione proprio, cioè un grande passo di civiltà, mi verrebbe da dire. Sì, di fatto questo progetto è nato affiancato, anzi l'idea è nata da degli organi di rappresentanza, quindi di democrazia rappresentativa, che già esistevano dentro Bollate. La domanda che ci siamo posti 3 anni fa, quando questo progetto è nato, è se ci fosse un modo per ampliare questo processo di democrazia tramite la partecipazione. Quindi a Bollate abbiamo trovato un terreno abbastanza fertile, un tipo di cultura che ci ha permesso di poter realizzare questo progetto. Fa parte un po' del metodo che vogliamo portare avanti in questo tipo di bilanci partecipativi, quello di lasciare completamente aperta facoltà di parola, quindi non ci sono dei limiti se non quelli legislativi o tecnici, no? Non si può fare al di sopra di una certa soglia di budget, perché la legge non lo prevede, però l'obiettivo di questo processo è proprio dare voce e quindi far sì che questa voce si possa mettere in circolo tra le persone e possa anche organizzarsi per diventare qualcosa di forte, se è realmente una priorità per la comunità. Quindi anche nel carcere abbiamo detto: voi non c'è censura, voi potete proporre qualsiasi cosa, la valutazione la facciamo dopo. Quindi poi trovate sul sito internet tutte 58 le proposte che sono emerse. 58 proposte solo nel carcere di Bollate, che noi adesso abbiamo appunto fatto con i detenuti una fase in cui sono state preselezionate, stiamo progettando quelle più condivise all'interno del carcere, però anche già adesso sulla nostra pagina Facebook stiamo pubblicando i video di tutte le proposte di tutti i proponenti, proprio perché l'obiettivo è quello di creare delle comunità per rendere concrete queste proposte, a partire dalla prima, quella che i detenuti decideranno essere la più importante, la prioritaria, e allora a quel punto lì faremo partire la nostra raccolta fondi, ma che è già attiva, per finanziare quella appunto che sarà il progetto principale scelto dai detenuti. Ecco, perché appunto di questi, come funziona il percorso, non il processo, appunto il percorso di bilancio, come funziona a questo punto? Le proposte, ci vogliono proposte, poi cosa succede? Allora, la racconto più o meno dall'inizio. Sì. Noi abbiamo fatto, siccome è un processo partecipativo, era giusto, abbiamo pensato fosse giusto e corretto iniziare la coprogettazione di tutto il processo barra percorso con i detenuti della Commissione Cultura, che è un altro organo di rappresentanza che esiste a Bollate. Quindi processo che è durato grosso modo 2 anni, appunto per capire come far sì che avesse successo, avesse un senso, perché noi giustamente non conoscevamo la realtà del carcere di Bollate. Finito questo processo di coprogettazione, cioè questo percorso di coprogettazione del percorso, abbiamo avviato l'iter, per così dire, normale. Abbiamo fatto diverse assemblee per reparto in cui ogni detenuto poteva esprimere le proprie priorità, obiettivi o comunque le proposte che ritenesse opportune. Abbiamo poi fatto un'assemblea interreparto, perché appunto i detenuti non possono comunicare fra le parti, quindi abbiamo preso quelli che avevano fatto proposte per reparto e messi a confronto con tutti gli altri in un'assemblea partecipata. Delegati di reparto, diciamo. Delegati di reparto, di fatto, sì. Un'assemblea di 40 persone, se non ricordo male, che abbiamo dovuto anche rifare. Piccola parentesi, è una cosa che abbiamo fatto anche per il femminile, perché i due percorsi sono separati con lo stesso identico budget. Finito questo percorso abbiamo fatto questa fase di preselezione, che si chiama in gergo fase di supporto. Abbiamo fatto questa fase di supporto, le prime 5 proposte del maschile e del femminile adesso le stiamo coprogettando con magari stakeholder interessati e soprattutto con l'amministrazione, perché giustamente noi non sappiamo quali limiti ci sono dentro una casa di reclusione, se una cosa si può fare, non si può fare. Ma la legge molto... Esatto. La preselezione è avvenuta attraverso un prevoto, quindi sì. Abbiamo coinvolto già una prima fase per tutta la comunità di detenuti, più del 50% poi ha partecipato selezionando questa cosa che gli avete fatto votare, secondo me è fantastica, perché pensare che appunto uno dei diritti che avete è il diritto al voto nel momento in cui finisci spesso in carcere, il penale, così, quindi insomma è davvero la cosa bella è votare non proprio tanto però per una persona, quindi infatti, delegare, cioè votare proprio scegliendo direttamente cosa fare e come investire il tempo, qualcosa di concreto che vedranno poi sì, realizzato. Parlo di bilancio, si parla però di soldi, no? Sentiamo dire da tutti che i soldi non ci sono mai soldi. Qui come funziona? Dove arrivano i budget da gestire e in che maniera poi vengono gestiti?
Allora, il budget qui è un'altra sfida rispetto al percorso tradizionale. Solitamente in un bilancio partecipativo è l'amministrazione che mette a disposizione dei cittadini un budget e all'interno di quella quota i cittadini partecipano e decidono cosa realizzare, che solitamente è una piccola quota rispetto al bilancio in generale. Noi abbiamo fatto di necessità virtù, cioè abbiamo fatto questo percorso che non prevedeva un budget, l'amministrazione non aveva un budget da destinare alle, diciamo, decisioni dei detenuti, e abbiamo detto meglio. Perché così coinvolgiamo la comunità esterna, cioè facciamo sì che non sia solo un progetto rivolto all'interno, quindi per migliorare le condizioni, per sperimentare dei percorsi di democrazia dentro il carcere, ma facciamo sì che ci esponiamo anche all'esterno, cerchiamo di raccontare all'esterno quello che stiamo facendo dentro, e proprio per creare un ponte tra l'interno e l'esterno, che nel caso del carcere è fondamentale, perché ovviamente loro son lì, le persone sono detenute proprio perché hanno violato delle regole comunitarie. E quindi è come se la comunità esterna li avesse messi dentro, no? In questo caso noi stiamo cercando di dire alle persone fuori, che ovviamente soprattutto in questo periodo è fondamentale, che dentro un carcere ci sono persone che hanno la volontà di riscattarsi e non vogliono commettere crimini, e gli stiamo anche cercando di trovare delle formule per capire quanto siano importanti le regole democratiche, soprattutto se sono ancora più democratiche di quelle che conosciamo, e quindi anche di far vedere appunto che si può fare democrazia in una modalità più aperta, più comunitaria, laddove appunto la comunità esterna sarà quella che deciderà se il progetto ne valsa la pena essere fatto, perché dovrà decidere sul budget e quindi finanziare quelli che saranno i progetti votati dai detenuti. Come fa con la comunità esterna, appunto, a darci proprio le indicazioni di come poter fare la comunità esterna a dare una mano appunto al progetto di aiutare appunto questo bilancio partecipativo del carcere di Bollate? Allora, stiamo portando in giro questa mostra, così si vedono le illustrazioni. È nata da una banale chiacchierata a pranzo, se non ricordo male. Noi abbiamo la sede a base Milano, co-working, e la nostra vicina di scrivania, che adesso non mi ricordo se è presidente o comunque socia di Autori di Immagini, ha detto: perché non potremmo rappresentare tutto questo processo tramite illustrazioni? 50 illustratori hanno fatto queste bellissime opere che noi stiamo esponendo in varie mostre in giro per Milano, stiamo più o meno mappando tutti i quartieri, stiamo diventando virali a riguardo. Siamo già al Frida in questo momento. In questo momento siamo al Frida, anche qua vicino, tra l'altro Figino, siamo ancora a Figino, sì, è vero. A Borgo Sostenibile. Sì. E durante facciamo sempre più o meno dei brevi interventi / dibattiti, quelli più grossi abbiamo fatti a base al momento del lancio del progetto e al Frida con vari ospiti come l'assessore Lipparini, il direttore Cosimo Buccoliero, e ne abbiamo altri in programma. Al municipio 3 dovremmo farne una breve, a Rob de Mat in zona d'Ergano, municipio 9, e durante queste mostre appunto la gente può contribuire a realizzare i progetti dei detenuti comprando queste illustrazioni in vari formati. Tutto ricavato andrà. Tutto questo quindi andrà a creare il famoso budget del bilancio, esatto, partecipativo. No? Esatto. Anche la creazione del budget diventa partecipativo. Esattamente. Questo si possono, anche questo, si, no? Possono vedere tutte, si possono vedere tutte sul sito, sì, anche e selezionarle, poi si dà il contributo. Visto, fate le coordinate sui vostri, sì, social, sì, del sito, www.ideinfuga.org, e sul sito si possono vedere, si può donare direttamente sul sito, e a quel punto come ricompensa, come fosse un, diciamo, un pre-crowdfunding, possiamo dare un'illustrazione che può essere un formato piccolo, un formato più grande, okay. Addirittura le stesse illustrazioni che esponiamo le diamo, molte vanno via perché sono belle, molto grandi, oppure l'intero catalogo dove vengono contenute tutte e 50 le opere selezionate che sono state donate appunto da illustratori professionisti, proprio per contribuire in maniera più semplice a raccolta fondi e anche per comunicare meglio un progetto che non è facile da comunicare, quindi è un progetto di rete anche in questo caso, per creare una comunità attorno a una pratica. Ecco, quello che volevo sapere è, voi come Bipart appunto fate bilancio partecipativo da sempre, diciamo, e su vari ambiti, come mai avete scelto un gioco al carcere? Beh, qua perché è nato un po' dall'idea di Giorgio, che all'interno di Bipart, che
ho detto ma perché non lo facciamo qui? Il Bipartner nasce già come una impresa che vuole promuovere appunto i bilanci partecipativi in ogni contesto comunitario. La presenza di Giorgio ha buttato lì un'idea che io da pazzo ho portato avanti come amministratore di Bipart, perché era troppo bella, insomma, era proprio un contesto radicale, estremo, e siccome noi ci teniamo a comunicare che questo è un percorso estremo che capovolge un po' il paradigma, no? Mette sopra i cittadini e mette le istituzioni a servizio dei cittadini realmente come facilitatori di un percorso dove i cittadini entrano gradualmente dentro il percorso decisionale. Quindi quando insomma è arrivata quell'idea lì, che buttata lì, insomma, si può dire, dai. No, studiata effettivamente, perché lo conosceva bene il carcere, però sai. Quanto è diverso fare il bilancio partecipativo appunto all'interno in carcere oppure nelle vostre situazioni classiche? Poi anzi, quali sono le situazioni classiche in cui lo fate? Se posso essere sincero, forse mi sono trovato meglio a farlo in carcere, con perlomeno con la base di cittadini detenuti. Con loro sì, molto molto positiva come esperienza, quindi non ho trovato tutte queste difficoltà rispetto a un comune. Non dico che sia la stessa cosa, perché comunque ci sono delle ovvie differenze. Poi una cosa su cui non amo mai essere falso: comunque entrare in una struttura che ha delle mura, quindi sei dentro anche tu, isolato dal mondo perché il telefono non lo puoi avere, va bene, che sei sempre controllato da qualcuno, è diverso. Però adesso ammetto che quando entro e ci passo anche 6, 7, 8 ore, il tempo vola e non me ne rendo conto. Quindi a parte lo shock, tra virgolette, iniziale, che puoi definirlo shock, secondo me è eccessivo, alla fin fine. È un percorso normalissimo come tanti altri, se non più bello. Però comunque beh, anche il carcere di Bonate è un messaggio che è rivoluzionario, cioè è radicale, perché è un messaggio che vogliamo proprio dare anche l'amministrazione, le scuole dove lavoriamo, perché questo è un progetto realmente comunitario, mentre spesso i bilanci partecipativi vengono realizzati come dei servizi, no? Okay. delle iniziative burocratiche quasi pesanti anche per gli stessi amministratori, gli stessi cittadini. Io devo farlo e... Sì, invece questo è un progetto realmente comunitario. Noi abbiamo fatto un patto con i detenuti in cui abbiamo detto: ragazzi, chiaramente se voi partecipate e fate vedere che qui si lavora realmente in maniera democratica, all'esterno esce una cosa che è una bomba, no? Cioè mandiamo un messaggio pazzesco, quindi indipendentemente dal processo, dalla burocrazia, dal percorso democratico come funziona, ma il semplice fatto di mettersi in discussione, fare delle proposte, perdere del tempo per creare delle proposte che abbiano un valore comunitario, già quello basta, secondo me, come messaggio da comunicare all'esterno. Quali sono, parlando invece di bilancio partecipativo, no? Nel senso, in quante circostanze siete trovati a farlo? Dicevi appunto, per esempio, comuni, dicevi magari proprio qualche circostanza interessante da conoscere in cui Bipart ha proprio effettivamente operato, e poi quali sono i pregi, ma insomma anche i difetti del bilancio partecipativo, o quelle cose da ottimizzare, diciamo. Allora, un difetto l'abbiamo già detto, che spesso è troppo burocratizzato, viene visto quasi come una procedura amministrativa piuttosto che un progetto sociale, in cui magari una votazione può essere associata a un concertino jazz, un momento di festa, no? In cui si vanno a vedere tutti i progetti, si parla con i proponenti, si fa comunità, si fa rete, si fa relazioni. L'obiettivo del bilancio partecipativo per noi è creare relazioni sociali, no? Quindi questo è l'obiettivo, e noi non è a caso appunto siamo andati fuori dai contesti amministrativi e comunali, perché li facciamo nelle scuole, per una ragione semplice: perché educhiamo i ragazzi, anche i rappresentanti di classe o di istituto, a concepire il loro ruolo non tanto come dei sostituti delle classi o degli studenti, perché sono stati eletti per prendere le decisioni, ma come dei facilitatori, come delle persone che sono state nominate per facilitare l'ingresso di tutti i ragazzi all'interno dei percorsi decisionali. E per cui questo è un progetto che partirà adesso assieme con ActionAid e altri partner a livello nazionale, quindi fare dei bilanci partecipativi all'interno delle scuole, e poi anche come metodologia anche di rigenerazione urbana. Siamo in un progetto europeo, si chiama DARE, di Urban Innovative Action, dove appunto l'obiettivo è quello di portare queste metodologie come forme innovative di governance del territorio. Il pregio è questo, che è molto flessibile, perché ha come obiettivo principale quello di migliorare le relazioni tra le persone, intese come scambi di opinioni, scambi di informazioni, di know-how, e quindi comunque anche relazioni umane, no? Il pregio è questo. Il difetto è chiaramente quando viene realizzato come una forma non comunitaria, quindi come fosse un servizio che si dà ai cittadini, agli studenti, ok? Quindi questa è un po' la cosa a cui teniamo particolarmente.
Non è facile, però insomma la sfida è quella, insomma, rendere cose difficili accessibili. Perfetto, allora siamo in chiusura, ricordateci bene dove possiamo trovare tutte le informazioni, appunto, sia su Idee in Fuga, ma più anche poi su Bipart, e come possiamo fare per aiutare Idee in Fuga. Allora, per Idee in Fuga, www.ideinfuga.org, lì sul sito c'è tutta la gallery delle illustrazioni, si può anche donare e contribuire a questo processo. Per i più curiosi, su Facebook e Instagram abbiamo appena lanciato la campagna con tutti i video delle proposte delle tenute, al momento ce ne sono online soltanto due, li stiamo pubblicando man mano. E per Bipart... Bipart è www.bipart.it. E lì trovate tutte le informazioni sulla nostra impresa sociale, come collaborare, come aiutarci. Sono un piccolo comune, sono un'associazione, voglio fare un bilancio partecipativo all'interno della mia struttura, come funziona? Vi posso contattare? info@biparte.it. siamo pronti per nuove avventure. Perfetto, va bene. Allora, io davvero vi ringrazio tantissimo, Giorgio Titella e Stefano Stortone di Bipart, qui oggi con noi ci hanno presentato il progetto Idee in Fuga. Grazie davvero tantissimo per quello che state facendo. Complimenti e teneteci aggiornati. Grazie. Perché vogliamo sapere adesso quale progetto poi sarà portato a compimento. Quando è che sarà all'incirca? Più o meno avete un'idea di quando si potrà dicembre. Sapere? Dicembre. Entro fine anno si dovrebbe sapere il vincitore del bilancio partecipativo di Idee in Fuga. Ve lo portiamo qua poi. Dai, perfetto, sarebbe bellissimo. Grazie a voi. Veniamo a conoscere il gruppo che ha proposto. Le idee nascono così. Infatti. Davvero, grazie mille davvero di essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna lunedì alle 12:30, sempre qui in diretta, con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.